L'essere umano è ciò che mangia. Questa frase del filosofo tedesco Ludwig Feuerbach è stata spesso utilizzata, ma non sempre colta in tutta la sua complessità. Cosa vuol dire precisamente che siamo quello che mangiamo? In che senso? E cosa possiamo fare di questo pensiero? Proviamo dunque a comprenderlo meglio, leggendolo al rovescio. L'uomo mangia ciò che è. Già, ma cos'è l'uomo? Sicuramente è un insieme complesso di possibilità e di potenzialità, di credenze e desideri, di libertà e necessità. Noi siamo qualcosa di complesso, tante cose insieme. Dunque, se siamo quello che mangiamo, anche il cibo va assunto come qualcosa di complesso, espressione di valori complessi, spesso diversi e a volte persino contraddittori. Non è semplice dire sempre cosa è giusto mangiare, senza precisare e contestualizzare. Per esempio, tornando alla frase di Feuerbach, da un lato l'uomo mangia ciò che può mangiare. Non tutti hanno possibilità di mangiare quello che vogliono, e lo sappiamo bene dalla storia, ma anche dalla geografia. Ci sono ancora nel mondo quantità enormi di persone malnutrite e sottonutrite. Dall'altro lato, nel nostro mondo ricco e grasso, l'uomo mangia ciò che vuole. Secondo quella logica falsa e apparente, ma che purtroppo condiziona ancora molti, dell'infinita disponibilità delle risorse. Come si può dunque facilmente concludere, queste due estremità configurano tipi di scelte molto diverse. Giudicare le scelte alimentari non è mai qualcosa di semplice e immediato, occorre sempre capire meglio il contesto in cui le scelte avvengono. L'etica del cibo, che risponde alla domanda cosa è giusto mangiare, non può quindi essere intesa come una serie di regole fisse e astratte, ma deve calarsi dentro a un contesto, a una situazione specifica, a una relazione specifica che dipende da molti fattori, culturali, economici, psicologici, evolutivi e molti altri ancora. Questi fattori sono però anche di tipo estetico. Il cibo è anche piacere, soddisfacimento, senso di realizzazione ed esso è strumento di creatività e di arte. Ora, la filosofia del cibo è quel sapere che ci permette di connettere tutto questo e di vedere bene quanto sia complessa la natura del cibo e delle scelte che l'umanità compie da sempre rispetto a che cosa mangiare. Siamo teoricamente onnivori, ma quali sono i limiti che ci diamo? Pensiamo alla questione vegetariana. Quando mangiarlo? Questi limiti possono essere non assoluti ma relativi. Pensiamo alle restrizioni del consumo di carne nelle varie religioni o in calendari rituali, pensiamo anche all'importanza delle celebrazioni, alla questione fondamentale della convivialità e quanto mangiarlo. Sempre di più oggi, per esempio con la dietetica, la quantità riveste un ruolo fondamentale per la qualità della vita. Il quanto e il come sono fondamentali per la qualità complessiva del cibo. Attraverso un approfondimento concettuale e filosofico possiamo così comprendere che il cibo è un campo di forze e valori molto articolati, diversi, talvolta divergenti, di cui occorre avere piena consapevolezza per evitare facili ed errati riduzionismi. Etica ed estetica del cibo, rispettivamente l'ambito della domanda su cosa è razionalmente giusto e l'ambito di desideri, piaceri, passioni e emozioni che realizzano la qualità delle nostre vite, contribuiscono entrambe in modo decisivo a orientare scelte e decisioni più consapevoli e soddisfacenti, sostenibili in senso pieno e completo.